Eravamo rimasti a questa formula per la rappresentazione dello spostamento del generico punto Q0, dell'intorno di un punto Q0, bene? In funzione, diciamo, di H, che è il gradiente di spostamento, e questo H l'abbiamo rappresentato come la somma di due termini, cioè epsilon più ridotto, dove H è uguale ad epsilon più ridotto, essendo epsilon la parte simmetrica di H e W la parte emisimmetrica di H. Va bene? D'accordo? E, vabbè, questo tipo di rappresentazione vale sempre. Va bene, si può fare senza nessun limite. In realtà, perché la scriviamo così? La scriviamo così perché se noi facciamo un'ipotesi molto particolare, questi due tensori, queste due matrici, diciamo così, quando abbiamo questo sistema di riferimento, assumono un significato meccanico, fisico, molto ben chiaro, bene, molto chiaro, d'accordo? E sono di grande interesse tecnico. Qual è l'ipotesi che facciamo? L'ipotesi della tendenza. L'ipotesi è che le componenti IJ generiche, no, del gradiente di spostamento, prese in valore assoluto, siano molto minori di 1. Bene. Allora, le componenti di questa matrice H, cioè H e J, vi voglio ricordare che sono le derivate parziali delle componenti U con I degli spostamenti. Cioè H e J non è altro che la derivata rispetto a X con J della componente U con I. Bene. Essendo la derivata di uno spostamento, bene, è assolutamente adimensionale. Bene. E questo fa sì che questa ipotesi si possa fare con estrema serenità, nel senso che essendo un numero adimensionale non abbiamo bisogno di una scala per misurarla, bene? E quindi possiamo assumere che possa essere piccolo o grande o quello che vogliamo. Va bene? Cioè, scusatemi, ma ci intengo a questo punto, perché se per esempio dicessi voglio assumere che gli spostamenti siano piccoli, va bene? Ma lo spostamento è dimensionale, ha la dimensione di una lunghezza. Lo spostamento lo posso misurare con il chilometro, se faccio un lungo viaggio, con il metro, se mi sto muovendo a piedi, con il millimetro, se si sta muovendo una formica. È chiaro? Quindi il numeretto che rappresenta il valore dello spostamento dipende dalla scala con la quale siamo andati a misurarlo. Quindi dire che uno spostamento è piccolo perché è molto minore di 1, uno che cosa? Uno si domanda. Chiaro, no? Al contrario, quando la nostra quantità è adimensionale, possiamo serenamente fare questa ipotesi senza aggiungere altro. Va bene. Allora, quindi l'ipotesi è che i gradienti di spostamento siano piccoli. Va bene, siano piccoli. Questa è un'ipotesi che automaticamente fa sì che se sono piccole queste cose, va bene? Naturalmente, cioè se le componenti di H sono piccole, saranno automaticamente anche piccole le componenti di Epsilon. Quindi da questa ipotesi se ne ricava che le componenti di Epsilon sono molto piccole, ed inoltre, se ancora una volta, se le componenti di H sono molto piccole, anche le componenti di W saranno a sua volta molto piccole. Va bene? Quindi questa ipotesi in qualche modo ci schiaccia tutte e due le componenti di queste due matrici. In realtà non finisce qui, perché si schiaccia anche un'altra cosa. Cioè, se vogliamo, immaginiamo di avere questo corpo, va bene? Immaginiamo di stare nel punto P0, d'accordo? Prendiamo questo punto O
come un punto fisso, un punto per il quale lo spostamento è nullo, va bene? È un punto fisso del corpo, va bene? Bene, allora ci possiamo calcolare lo spostamento di P0 cioè la componente iesima dello spostamento di P0 come un integrale lungo la congiungente da O da 0 a P0 di HIJ dx con J. Bene. Possiamo integrare i valori degli spostamenti lungo questa linea. Bene. Siete? A questo integrale possiamo applicare un teorema di media, va bene? E dire che questa cosa altro non è che pari alla media di HIJ lungo il percorso, bene, per questa distanza tra O e P0, che io chiamo D. Bene. E allora possiamo fare un ulteriore passaggio e possiamo cioè ricavare, come dire, lo spostamento in rapporto a questa distanza d, e questo rapporto non sarà altro che questo h medio. Bene. Quindi u bene. Faccio il valore assoluto di primo e secondo membro. Bene. E naturalmente se H localmente è molto minore di 1, il valore assoluto, anche il suo valore medio sarà molto minore di 1. Che significa? Significa che anche allora il valore dello spostamento in relazione a questa distanza d deve essere molto minore di 1. Questo ha questa interpretazione fisica, cioè che se il gradiente di spostamento è piccolo, anche lo spostamento in relazione alla misura in qualche modo di questo oggetto è piccolo. Bene. D in qualche modo dovete pensarlo come rappresentativo della dimensione di questo oggetto. Che ne so, il raggio del cerchio più piccolo che comprende tutto quanto il nostro oggetto. Ok? Quindi, se i gradienti di spostamento sono piccole, le epsilon sono piccole, le w sono piccole, e anche gli spostamenti in relazione alle dimensioni dell'oggetto, vedete che di nuovo è adimensionale questa quantità, in relazione alle dimensioni dell'oggetto sono piccole. Quindi si tira dietro tutte queste conseguenze. Va bene? Allora, normalmente questa, noi ingegneri questa ipotesi la chiamiamo, voglio dire, è un'ipotesi sulla piccolezza dei gradienti, però normalmente gli ingegneri la chiamano l'ipotesi di piccoli spostamenti. Ma nella realtà non è esattamente così. Si deve giustamente dire che è un'ipotesi sulla piccolezza dei gradienti di spostamento, che implica che gli spostamenti siano piccoli anche lì. Ok. Bene. Sotto questa ipotesi, va bene, accade che epsilon e w assumono, come dicevo prima, un significato molto ma molto particolare. E infatti, come andremo a vedere fra qualche minuto, la w rappresenterà una rotazione rigida del nostro intorno di P0, bene, e la epsilon rappresenterà il cambiamento della forma del nostro intorno P0. Va bene? Quindi alla fine, con questa formula, noi stiamo dicendo che il nostro intorno, il generico punto dell'intorno, quindi possiamo dire il nostro intorno, subirà una traslazione rigida, questa, vedete? Una rotazione rigida, questa, bene, e un cambiamento di forma, questo.
Naturalmente, vi ripeto, questa interpretazione, che questo sia una rotazione rigida e questo una deformazione, un cambiamento di forma, è figlia di questa ipotesi. Solo sotto questa ipotesi si ha questa interpretazione. Mi sono spiegato? Come facciamo a capire che questa è la rotazione rigida e questa è la deformazione e il cambiamento di forma sotto questa ipotesi? Bene, facciamo così, partiamo, non voglio dire da lontano, ma dobbiamo fare qualche passaggio e prendiamo il nostro vettore x, che individua il generico punto del corpo, va bene? E il vettore y, che è il trasformato, va bene? D'accordo? Se la trasformazione è una trasformazione di pura rotazione, va bene? Possiamo scrivere che y è uguale a rx, dove r è una matrice di rotazione. Penso che le avete incontrate le matrici di rotazione, no? Sono quelle matrici che hanno seno, cosino, meno seno, no? E se noi abbiamo che lo spostamento è dato da una pura rotazione, scusate, il cambiamento di configurazione è dato da una pura rotazione, ovviamente lo spostamento U, come al solito, sarà uguale a y meno x, ovvero r meno i, che è l'identità, per x. Bene. La matrice di rotazione R, senza fare nessuna ipotesi di piccolezza degli spostamenti, no? Si può scrivere utilizzando la rappresentazione di Rodriguez, la formula di Rodriguez. Ok? Ricordiamocela insieme. La formula di Rodriguez ci dice che R è uguale a, aiutatemi, l'identità I più se phi W cappello più 1 meno cosin phi W cappello al quadrato. Ok? Non so se l'avete scritta così, ma insomma, per cosa del genere. Dove W cappello è una matrice emisimmetrica. Okay? Ed in particolare, no? Se W cappello deve descrivere una cioè la W cappello in questa equazione di rotazione ci deve scrivere una rotazione intorno a un certo angolo, a un certo asse W piccolo, la matrice W cappello è fatta così, è una matrice appunto emisimmetrica, quindi ha sicuramente zeri sulla diagonale principale, va bene? Qua c'è meno W3 meno W2 meno W1 e ovviamente è emisimmetrica, quindi W3, ah no, questo è più W1, W3, W2 meno W1. Bene. Ed è tale che questo è W cappello, ovviamente W cappello applicato a un vettore qualsiasi H è uguale a W vettore H per ogni H. Va bene? Cioè, se voi fate, prendete un vettore H di componenti H1, H2, H3, va bene? E fate W cappello per H, ottenete un vettore ed è esattamente lo stesso vettore che ottenete facendo questa operazione, diciamo, completamente vettoriale, cioè il prodotto vettoriale tra il W e l'H. Va bene? Così è definita
la matrice W-cappella, che è la, si chiama la matrice assiale associata al vettore appunto assiale W piccolo. Il vettore assiale W piccolo è l'asse intorno al quale sta avvenendo la rotazione. Ok? Quindi questa quantità vi sta dicendo intorno a che cosa sta ruotando il vostro oggetto, va bene? Questa quantità. Queste altre vi stanno dicendo di quanto stanno ruotando, perché c'è l'angolo φ, che vi dice la quantità di rotazione che c'è. Ci siamo? Bene, se siamo sotto questa ipotesi di piccolezza, bene, noi abbiamo che tutto dobbiamo pensare che possa essere piccolo. I gradienti di spostamento piccoli ci hanno fatto pensare che gli spostamenti siano piccoli, tutte le grandezze coinvolte sono piccole. Allora immaginiamo a questo punto di fare una rotazione che sia piccola. Bene. Se volessimo da questo estrarre una rotazione, una rappresentazione di una rotazione piccola, che cosa dovremmo fare? Possiamo fare uno sviluppo in serie di questa equazione, va bene? E arrestarci al primo termine, al termine lineare voglio dire. Allora facciamo lo sviluppo in serie, d'accordo? Come si fa lo sviluppo in serie? Si fa così, naturalmente. R è all'incirca uguale a R calcolato per φ uguale a 0, più dR su dφ calcolato per φ uguale a 0, che moltiplica φ, più altri termini che naturalmente andranno poi col φ quadro, col φ cubo, ma se φ deve essere piccolo, perché stiamo dicendo che stiamo facendo delle rotazioni piccole, ovviamente diventeranno dei termini trascurati e quindi li buttiamo via. Va bene? Allora, scriviamo questa espressione. R calcolata per φ uguale a 0. Quando φ è uguale a 0, ovviamente, abbiamo che l'identità resta l'identità. Bene. Quando φ è uguale a 0 abbiamo che il seno di 0 fa 0, quindi sparisce. Quando φ è uguale a 0 il coseno di φ vale 1, quindi anche questo pezzo sparisce. Quindi questo è quando φ è uguale a 0, la funzione del φ è uguale a 0, l'identità ovviamente. Bene. Adesso dobbiamo fare la derivata della r rispetto a φ e calcolarla sempre per φ uguale a 0. Allora, facciamo la derivata di questo rispetto a φ. La derivata di questo rispetto a φ è naturalmente coseno di φ. Ok? La derivata di seno è coseno. Bene. E poi la dobbiamo calcolare per φ uguale a 0. E quanto vale calcolata per φ uguale a 0? Quindi qua ci rimane più W cappello. Bene? E abbiamo fatto solo la derivata di questo termine, bene. Adesso dobbiamo fare la derivata di quest'altro termine, va bene? E calcolarla uguale a 0. Quando facciamo la derivata di questo termine, ovviamente ci verrà la derivata di meno coseno fa seno, calcolata in 0 è 0, quindi questo termine, quando lo deriviamo, sparisce in 0. E tutta questa derivata deve essere moltiplicata per φ. Ecco. Siete? Avendo posto, ponendo allora tutta questa quantità qua uguale a W, questa cosa si scrive come identità più W. Guardate, questa W rispetto alla W cappello contiene due informazioni, e cioè contiene rispetto alla W cappello l'asse intorno a cui sta ruotando, ma contiene anche la φ, cioè la di quantità, cioè di quanto sta ruotando. Ok? Allora questa ci descrive una rotazione, come dire, piccola, diciamo infinitesima. Bene. Beh, una volta che abbiamo questo, no, possiamo ritornare in questa formula che ci forniva gli spostamenti e sostituire al posto della R questa approssimazione della R quando appunto la rotazione è piccola. E naturalmente che cosa scopriamo? Che
questo spostamento altro non è uguale, guardate che la sostituzione è semplice, perché io faccio al posto di R ci metto I più W, questa I si semplifica con quest'altra identità e mi rimane solo W. Bene. Allora abbiamo capito che se noi abbiamo a che fare con una rotazione infinitesima, lo spostamento mi è dato da una matrice bisimmetrica applicata al vettore x in questo caso. Ok? Allora questo ci fa capire che questa quantità w di x deve rappresentare la rotazione infinitesima del nostro intorno. Bene. E a questo punto possiamo chiudere il discorso e lo chiudiamo così. Allora, il nostro intorno sta subendo uno spostamento, una traslazione rigida, una rotazione rigida, di conseguenza tutto il cambiamento di forma del nostro intorno deve essere contenuto tutto quanto in questa parte dell'espressione. Questa epsilon di x deve contenere tutte le informazioni che ci fanno cambiare la forma al nostro intorno. Quindi ripetiamo, rifacciamoci un attimo la scaletta perché è importante capire quando entrano in gioco le ipotesi. Allora, l'espressione della U in questo modo si può fare sempre. Va bene? Si può fare sempre, a prescindere che le deformazioni, gli spostamenti, i gradienti di spostamenti siano grandi o piccoli. Questa equazione vale sempre. L'interpretazione dei termini di questa equazione ovviamente si può fare solo in un caso molto specifico, cioè quando siamo sotto l'ipotesi di piccoli gradienti di deformazione. Quando i gradienti di deformazione sono piccoli, noi possiamo, facendo un po' tutti questi conti che abbiamo visto prima, possiamo fare questa deduzione, che questa quantità qui rappresenta ancora una rotazione rigida dell'intorno. Bene? E a quest'altra quantità è demandata tutto il cambiamento della forma dell'intorno. Bene. Guardate, questa espressione, questa epsilon di x è un'operazione ancora una volta lineare, cioè è una matrice che agisce su un vettore, è un'operazione lineare. Questo fa sì che nell'intorno quello che accade è che una retta si trasformi in un'altra retta. Non può accadere che la retta si possa trasformare in una curva. Non, questo non può accadere nell'intorno. È chiaro? È un'operazione lineare. Un piano si trasforma in un altro piano. Una sfera si trasforma al più in un ellissoide. È chiaro? Ma non può cambiare più di tanto. Va bene. Con questo abbiamo fatto anche l'interpretazione, diciamo, dei termini che sono in questa formula di rappresentazione del campo degli spostamenti. E abbiamo capito che la deformazione sta tutta qua dentro. Questa deve essere effettivamente la parte forse più interessante da scoprire, da investigare. Bene. Nel corso. Vediamo che cosa intendiamo a questo punto però noi per deformazione. Va bene? Che cosa intendiamo per deformazione?
misure ingegneristiche di deformazione. Va bene? La prima che introduco è quella che si chiama la dilatazione lineare. Va bene? Allora, la dilatazione lineare è molto semplice, è anche molto intuitiva, anche perché è una cosa di cui in qualche modo ne abbiamo sentito parlare all'inizio del corso quando parlavamo della trave. Va bene? E cioè, sto in un punto, io scusatemi, sto in un punto di un oggetto come al solito, va bene? Di un corpo, va bene? In un punto di un corpo e questo corpo a seguito del cambiamento di configurazione va a finire questo punto materiale da un'altra parte, eccetera, eccetera. E va a finire, mettiamolo vicino così, va a finire qua. Questo è il punto P0, questo è il punto P nella configurazione indeformata e quella che ho deformato. Bene. Che facciamo nel punto P0? Prendavamo l'intorno, prendavamo il generico punto dell'intorno. E il generico punto dell'intorno è individuato da un vettore dx, ok? Quindi mettiamo che questo sia dx. Va bene? Il vettore dx naturalmente subirà una trasformazione per il cambiamento di configurazione e diventerà dy. E allora io che faccio? Valuto la distanza tra il punto P0 e il punto Q0 appartenente all'intorno, cioè questa è la distanza iniziale, e poi valuto anche la distanza del punto P, configurazione deformata, e il punto Q, no? Finale al tempo T. E queste distanze le calcolo come dL0, che è la distanza iniziale, non è altro che la norma di dx. Bene. Questa è la lunghezza, come dire, di questo segmentino qua. Va bene? Cioè la distanza tra questi due punti inizialmente. E dl è la norma di dy e sarà, come dire, questi due punti a che distanza sono finiti? Qual è la distanza tra i due punti una volta che è avvenuto il cambiamento di configurazione? E introduco, vedete come il modello di Cauchy, in cui tutta l'idea della deformazione è basata sulla variazione di distanza tra i punti, e introduco questa misura di deformazione delta come lunghezza finale meno lunghezza iniziale diviso lunghezza iniziale. Questo negli appunti lo chiamo delta L. Vabbè. Questa è la dilatazione lineare. Guardate che è esattamente quello che noi facciamo sulle travi, eh? Esattamente la stessa cosa. Nelle travi che noi che cosa facevamo? Delta z segnato, delta z tilde, meno delta z diviso delta z. Bene. Lunghezza finale meno lunghezza iniziale diviso lunghezza iniziale. Bene. Ovviamente qua il dx lo possiamo prendere come vogliamo in qualsiasi direzione dello spazio. Quindi abbiamo tantissime delta l possibili. Chiaro? Tutte le direzioni dello spazio. Dilatazione lineare. La seconda misura è quella che si chiama dilatazione angolare o molto più spesso scorrimento angolare. Come al solito io sto nel punto P0 e poi nel punto P.
Configurazione indeformata e configurazione deformata. D'accordo? Adesso invece di prendere un dx, prendo due possibili dx. Va bene? Per esempio, questo dx1 e questo dx2. Va bene? Ci siamo? Dx1 si trasformerà in un dy1. E dx2 in un dy2. Bene. Noi possiamo anche fare così. Possiamo dire l'angolo che viene staccato tra dx1 e dx2 nella configurazione deformata, quest'angolo lo chiamiamo alfa 0. Bene. E l'angolo che viene staccato nella configurazione deformata alfa. E possiamo introdurre lo scorrimento angolare gamma tra la direzione 1 e la direzione 2, bene? 1 significa siamo lungo di x1, 2 lungo di x2, no? Come la differenza tra l'angolo iniziale e l'angolo finale. Bene. Nel disegnino che ho fatto io in questo caso specifico si vede che alfa 0 è più piccolo di alfa, quindi in questo caso specifico ci aspetteremo una gamma negativa, ma è solo perché l'ho rappresentato, è solo un disegno, non ha importanza. D'accordo? Questo è quello che noi chiamiamo lo scorrimento angolare. Va bene? In realtà questa cosa la possiamo anche scrivere così, nel senso che noi possiamo introdurre un versore n1 come dx1 diviso la norma di dx1, un versore n2 come dx2 diviso la norma di dx2, e poi possiamo introdurre un versore n1 che è dy1 diviso la norma di dy1, è un vettore m2 che è dy2 diviso la norma di dy2. Va bene? Quindi alfa 0 è l'angolo tra n1 e n2, alfa 0, bene, e alfa è l'angolo tra n1 e n2. Dilatazione lineare, scorrimento angolare, ultima misura, variazione volumetrica. Allora, come al solito, io immagino di stare nel punto P0. Il punto P0 ha un suo intorno, va bene? Poi
vado nel punto P nella configurazione deformata e vedo il trasformato dell'intorno di P0, bene, che sarà questo, mettiamo, bene, diciamo che l'intorno di P0 ha un volume che io chiamo dV0 e l'intorno del volume del punto P ha è il volume dell'intorno di P, del trasformato di dV0 e dV. E quindi per me la variazione volumetrica che indico con delta V è una formula che ci ricorda strettamente questa: il finale meno l'iniziale diviso l'iniziale, quindi volume finale dV meno volume iniziale dV0 diviso volume iniziale dV0 in rapporto al volume iniziale. Ok? Va bene. Allora, queste sono le tre, come dire, misure classiche che noi utilizziamo come ingegneri. Va bene? Dilatazione lineare, scorrimento angolare, variazione volumetrica. È chiara una cosa, voglio dire, no? Cioè che quella matrice epsilon, la matrice di deformazione infinitesima, aspetta, questa lavagna l'abbiamo cancellata, deve avere una parentela con queste proprietà, cioè ci deve essere una connessione tra quella matrice epsilon e queste quantità, perché se quella matrice era responsabile del cambiamento di forma del nostro intorno, deve essere in qualche modo responsabile della variazione di volume del nostro intorno, deve essere responsabile degli angoli che due rette che appartengono all'intorno staccano, no? Tra di loro, deve essere responsabile dell'allungamento, dell'accorciamento dei segmenti che possiamo vedere all'interno dell'intorno. D'accordo? Quindi queste quantità che noi abbiamo introdotto così devono avere una relazione con la matrice epsilon. Cioè, nella matrice epsilon, se noi avessimo a disposizione la matrice epsilon, dovremmo essere in qualche modo in grado di calcolare queste cose. Va bene? Perché queste cose esattamente misurano le variazioni della forma dell'intorno, che abbiamo detto è tutta quanta governata dalla epsilon di x. Ci siamo? Bene, come si fa questo passaggio? Sullo scorrimento angolare c'è un caso di particolare interesse tecnico, e che è il caso che noi quasi sempre faremo, al quale ci riferiamo, e cioè